esempio. Tutto si può fare, bisogna vedere quando c'è l'indicazione a fare che cosa. E in questo vi aiuta molto il protesista. Questi chi sono? Albania. Ok, vi ho fatto vedere un po' di... Ora vi abituo l'occhio, facciamo un gioco dove vi abituo un pochino l'occhio a Superior. Il dente ha diversi colori, qua è diverso da qua. Qua è più azzurrino, c'è più smalto e ha ripreso lo smalto naturale. Questi sotto sono tutti i denti naturali. Il giallino, vicino al colletto naturale, ripreso dal bruno vicino alle gengive. Le gengive sono artificiali qua. Vi ho messo la scritta qua per confondervi. Così non vedete la linea di passaggio. Infatti questi sono croati, no? No, quelli, quelli sono Cagliari. I denti poi sono con la saliva sopra. Questa è finta. Però vedi, qua è blu, qua è rosa pallido. Ok, anche la gengiva ha diversi colori. Qua è brunastra. Qua ha simulato il frenulo. Questo dente è più piccolo rispetto a questo. Avete notato? Qua ha simulato il fumo su questi anteriori. Però io personalmente qua, cioè, visto che ci stai, avrei fatto un po' più bianchini. Tutti i pazienti ragionano così. Dicono i denti, prima aveva questa situazione. Ok. È molto più naturale. Non diresti mai che hai i denti artificiali. Qua una donna lo bacia. Sono naturali. I denti, no, queste sembrano piastrelle di bagno. Quando tu vai a vedere invece una dentatura naturale, vediamo se te la faccio vedere qua da vicino, tac, ha molti più colori. Questa è una palette più ampia, più varia di colori. L'altra è una colorazione che ho usato su tutto il dente. Ma è plastica, se, la, no, è metalloceramica quella. Quella è metalloceramica fatta a mano, ha usato una sola massa di ceramica. Okay, lascia stare che è più scura, ora te la, guarda, ti aumento l'esposizione. Qua si camuffano con la carnagione delle labbra e del viso. Questa è una donna, più chiara, ma sono troppo finti. Ora ti faccio vedere dei denti, come tu mi hai detto, li vorrei più, ti faccio vedere dei denti più adatti a te. Eccoli qua. Viso più lungo, ok, Lucia è un dolico facciale, viso lungo, allungato, anch'io sono come te dolico. È grave. Sono più chiari. Però anche qua c'è un minimo di scuro qua, ok. Però sono tutti molto più chiari, sì. Questi. Questo è un A1 a 2 più o meno, dai, di colore. Così un pagheresti, no, questa dentatura. Sono belli. Guarda giù. Se vedi questa, no. Dici, ma che è questo? Robocop. Questa comunque è la texture di superficie. Questa è una Superior. È molto bella questa. È una Superior. Sorriso ipertonico, vedete il labbro che va molto verso l'alto, ma i denti devono stare là, ok? Non va mai, bisogna fare le fotografie con diversi gradi di sorriso. E ve le faccio vedere in questa radiografia, questa fotografia che ho qua, Premium Superior, l'ho scacciata sotto, perduta. Perché quando sorridi, puoi sorridere a ampio, a sorriso ampio oppure intermedio. Ok. È sempre lo stesso paziente. Qua sorride in un modo o non sorride, qua sorride in un altro. Il labbro ha una certa lunghezza e va tenuta in conto la lunghezza del labbro. È fondamentale la lunghezza del labbro. C'è anche un papillometro che si usa per misurare quanto è lungo il labbro, perché ci sono
pazienti che chiedono poi di mettere i denti qui giù, ma in realtà i denti devono stare qua, è il labbro che è lasso, che è sceso. Se no c'hai i denti che sorridi e ce li hai qua giù, perché voglio che si vedano i denti. Lui non ce l'ha tanto, non ce l'ha proprio. Lui sembra senza. È il labbro che scende quello. Ma non è che, lui è giovane, lui è tonico. C'è chi sorride che mostra il sorriso gengivale. Ma sono anche consumati i tuoi denti. Hai perso 3-4 mm là. Ma non ti preoccupare, siamo sulla stessa barca. Abbiamo risolto un pochino qua, ma non possiamo fare i denti troppo in basso. Le hanno portato il libro? No, non l'hanno portato dalla clinica il libro? Fra Deani, dalla clinica. Questo è la disposizione dei denti, un qualcosa che va bilanciato tenendo in conto che cosa? Il viso. Il viso, e questa è una cosa molto interessante da vedere, cioè dove si mettono i denti. Perché un conto è ti faccio i denti, un conto è dove te li metto i denti nuovi. Il viso viene suddiviso. Se sei del nord viene nordiviso. Ok. Abbiamo detto in terzi. 1, 2 e viene diviso a metà. Più tengo conto anche dell'orizzonte. Okay. Più gli occhi mi interessano, più di tanto, gli occhi mi interessano più che altro per capire dove sta la glabella. La glabella è la zona di attaccatura delle due sopracciglia. Ok, se io ho sopracciglia qua, così, la glabella è questa zona qua. Una linea deve essere tirata qua sulla glabella e l'altra l'attaccatura dei capelli. Ok, questo è il primo terzo del viso, superiore. Poi c'è il terzo inferiore del viso che bisogna vedere dove stanno le narici, ok, del naso. Sotto, nella spina nasale, lì passa l'altra linea che divide il secondo terzo del viso. 1, 2. Il terzo, ok, va da metamento, diciamo, fino a questo punto sotto al naso. Questi terzi. L'ideale sarebbe avere questi tre terzi rispettati. Quante ce l'hanno rispettato? Meno uno. La verità è quella. Io e Fabrizio pensavamo di averci la bocca storta, invece ci è confermato che tutti ci hanno... Quando il più delle volte, per questo vi dicevo, abbiamo... Però guarda che bella cosa. Allora all'inizio prendevano come punto di riferimento... Per fare i denti dritti, ok, qua c'è poi labbro inferiore, ve l'ho fatto volutamente storto, c'è chi prende come riferimento la mediana delle labbra, quello che prende la mediana degli occhi, io ce li ho storti gli occhi, ok, c'ho una parte del viso più lunga dell'altra. L'avevamo notato. Sono storto tutto. Poi, allora cosa hanno detto Fradeane? Ha detto andate a prendere la linea dell'orizzonte, fai chiudere il paziente con un piatto sui denti, per esempio, e sul piatto che ci poggi? A bolla. E vedi dove sta l'orizzonte. Ok, quella è la cosa semplicissima. Cioè sarebbe il piatto di metallo che... Che esce dalla bocca. Così, e che poi ha messo un'altra... Bravo. Quello era per prendere... I riferimenti col viso. E più delle volte lo sbagli. Perché il paziente... Sì, non sempre la azzecchi, per quello è sempre meglio fare la prova in bocca. Non dare per scontato che chiusi, ho fatto quello, i denti, delle volte di guardia, ci sono gli errori intermedi, perché poi devi questi dati trasferirli al laboratorio. Se il laboratorio il giorno ha dormito, è stanco, lo monta, invece che sul piano di Francoforte, ok, sul piano della linea dell'orizzonte, c'hai i denti che quando sorride vedi i posteriori. Ok, perché ha sbagliato il piano, ci sono due settaggi per il labo e questa è una cosa che sbagliano tantissimi tecnici. Quando poi lo metti in bocca sbaglio. Dici, anche qua li rifacciamo. Okay. No, importante è capire dove sono gli errori, dove possono essere, perché se c'hai poi un errore in bocca devi capire dove devi intervenire. Se i denti sono così, hai sbagliato il montaggio del piano dell'articolatore, se i denti sono storti, magari non gli hai pinzato bene l'oliva dentro l'orecchia
E poi quello ti riporta un errore sistematico in laboratorio. Ha fatto il lavoro perfetto, storto. Ok, sono piccole cose, per questo è importante tornare poi sul paziente e montare i provvisori. Montare dei provvisori e vedere dove stanno i denti. E farli anche muovere. No. Sì. Questi sono provvisori, vedi, c'hai i punti sotto. C'hai i punti sotto, c'è la ferita ancora aperta. Non ho detto che li facciamo brutti i provvisori, li facciamo bellini. No, infatti... Però sono denti provvisori, questa è resina, dopo un anno la butti, 6 mesi massimo. Però già con i provvisori inizi a vedere tutte queste cose. Se io ti faccio le foto con i provvisori, già vedo le criticità. Questo è un labbro storto, non va preso in riferimento. Ok, lui c'ha questa zona e quella zona ben riempite. Cioè qua riempie bene coi denti. Io terrei questo di arcata dentale, il ferro di cavallo, terrei questo. Perché riempie bene, c'ha delle guance larghe, gli zigomi sono larghi, gli occhi sono stretti, ma guardando il terzo inferiore del volto è tutto rispettato. C'ha il labbro superiore che è un terzo e il labbro inferiore che è 2/3, il doppio della dimensione del labbro di sopra. Ok, questo, ok, questo. Questa è metà pennarello, qua è un pennarello piano, pieno. E la proporzione è quella, 1/3, 2/3. Delle volte però non puoi neanche... prendere in riferimento il paziente così, perché così sta sorridendo. E quindi il labbro mi va su. Allora hai bisogno di un attrezzo che ti misura il labbro a riposo e poi lo fai sorridere e vedi in sorriso dove va. Se la discrepanza è esagerata oltre un centimetro e mezzo, allora quello è un labbro ipermobile. Non devi prenderlo in riferimento. Se poi sorride e mostra le gengive, è normale. È il labbro che sale tanto. Tu devi attaccarti alla spina nasale, l'unica zona che non cambia è l'attacco qua dell'osso, del naso, e misuri poi con una forchetta, un compasso, l'arcata chiusa con i provvisori, giri e vai a vedere il terzo intermedio, il compasso, guardi quello su, poi c'è chi ha l'attaccatura dietro, chi li ha perduti, non ti tornano i conti. Non è facile, ok, si sono inventati anche occhialini che metti con qua i punti di riferimento per vedere dove è la linea dell'orizzonte. Delle volte c'è il paziente che è così, delle volte che è dritto, così. Lui devi mettere i provvisori in bocca e farlo camminare, parlarci e vedere se sono dritti o storti. Come fai a dire se sono dritti o storti? Questo è fermo ora, è morto, è immobile, ma fallo muovere il paziente. In realtà magari sono storti. In realtà il dritto o storto... c'è tolleranza fino al 4%, anzi è bello quando è leggermente storto. Quello che è bello è quando non è iper preciso il sorriso, anche nel colore, quando non è iper, come dire, uguale, tutti i denti tutti dello stesso colore. Se sono tutti diversi i colori, si confonde, è meglio. Se io il naso ce l'ho un po' storto, è naturale, non diresti che è finto. Quando invece è tutto preciso, disegnato, dici è finto. Ci sono pazienti che chiedono la precisione, che tutto sia più americano, pazienti che chiedono più sorriso europeo, un po' più storto. Dentro una composizione chiaramente che viene rispettata, però leggermente storti in quella composizione. Non è che ti metto il canino qua e l'altro qua, te li metto dentro a questi riquadri. Il canino sta sotto l'ala del naso, ok? Il canino va a cadere sotto l'ala del naso, non posso metterti il canino qua. Ho il canino qua, dentro alla narice, lì allora avresti un ferro di cavallo troppo stretto. La linea dell'orizzonte è quella che in genere ci guida, ma non sempre è un punto di riferimento. Infatti gli ultimi studi, COIS in America, hanno detto manco la linea dell'orizzonte. La verità è che devi mettere i provvisori e guardare il paziente come se è un sorriso naturale. Se tu vuoi fare qualcosa, un ritratto, il miglior modo proprio con cui abbiamo trainato i tecnici era fargli fare copie a mano, disegnando, ritrarre denti naturali. C'era chi stilizzava e faceva il sorriso ideale. E gli dicevo, ma io ti ho chiesto la copia della natura, non i fiori come li intendi tu. Fai una copia di questi fiori, non vedi un albero speculare in natura. Manco nei videogiochi fanno gli alberi tutti uguali, okay? Che sono la parte destra uguale alla parte sinistra. È difficile invece simulare la natura, fare tutto un po' imperfetto, un po' impreciso, un po'
con varianti di colore, un po' quello è difficile, lì ti serve l'occhio femminile per fare questo perché percepisce più sfumature, l'occhio femminile riesce a cogliere meglio anche i colori, hanno studiato.